Niente, non riesco a mantenerla pulita più di 4 giorni. Quindi mi chiedo, che senso ha lavarla? Voi che avete sospeso l'assicurazione, andate pure a Lecma. Oh bestia, la curva nel vuoto. E pian piano si va verso terra. Ancora. Oggi il lago ci regala scorci incredibili. Finalmente ho imboccato queste strade super viscide. Qui prestare molta attenzione, asfalto bagnato da tutte le parti. Ho lasciato la località di Garzeno sopra Dongo Gravedona per arrampicarmi verso il Passo Iorio su questa stradina bagnata, ricca di foglie, dove diventa difficile stare in piedi. Probabilmente uno degli ultimi giorni utili per salire, perché la neve ha già fatto la comparsa a bassa quota. Spero di riuscire ad andare su almeno questa volta. Se ricordate, ci ho già provato, fermato dalla neve. Oggi il giorno non so se è giustissimo perché è molto bagnato in terra, i sassi che ci sono sono molto spigolosi, non dovrebbe esserci problema di trazione, ma oggi sono qui a fare questo giretto in moto in realtà come risposta a me stesso, a un'idea che mi è balenata in mente di andare a Lecma. Come un buon motociclista dovrei presenziare a Lecma anch'io e vedere le moto, ma nella realtà dei fatti non me ne può fregar di meno. E ho pensato di andare a Lecma, ma ho anche pensato a Lecma. Ho guardato il calendario eventi perché sinceramente da andare a vedere moto statiche per far la coda a cercare di riuscire su una moto parcheggiata in mezzo a orde di gente sgomitante. Ma anche no, ho provato a guardare il calendario eventi, gli eventi salienti ovviamente sono concentrati il weekend, sabato e domenica. Stavo pensando di andare oggi che è giovedì, ma praticamente non c'era nulla, c'erano tipo gli allenamenti del super enduro, quindi ho deciso di investire questi 20 euro di biglietto in modo più proficuo in 20 euro di benzina, non per insultare nessuno o mancare di rispetto a nessuno, ma andare a Lecma lo vedo un po' un vorrei ma non posso. Vado a vedere un sacco di moto, quando c'ho la mia parcheggiata in garage non posso provarle queste moto, posso solo guardarle, se mi va bene posso salirci a fare brum brum brum. Vado a vedere un sacco di gnagna in vestitini attillati quando o a casa mia la mia amorosa, che alla fine anche lei si mette i vestitini attillati, quindi volere è potere. E intanto sono qua in mezzo alle pecorelle. Ecco dunque che la mia alternativa motociclistica va a svolgersi in questo sottobosco ricchissimo di foglie, ricchissimo di tornanti quasi da nausea, per arrampicarsi dai 900 metri a non mi ricordo quanti metri. Vediamo un po' l'avventura di oggi come andrà. Bello intanto paesaggio ancora una volta con questi colori, regala delle emozioni indescrivibili. La mia moto tintinna sempre di più felice. Purtroppo ho lavato la moto settimana scorsa perché tutti mi insultavano per quant'era sporca e
niente, resistita pulita a 4 giorni. Pronti, inizia la serie infinita dei milioni di tornanti. Sale, sale, tornanti, la temperatura inizia a salire. Tutte le temperature, temperatura del motore, temperatura mia. Vedo che l'acqua ha fatto disastri. Molti disastri, rami, deve aver fatto temporale. Speriamo qua sopra. Il tassello della TKC è un po' la frutta, quindi erba e terra. Ti vedo un po' male, finché è sasso va tutto bene, e terreni qua erbosi mi lasciano un po' perplesso. Sale, molto importante. Strong, sudore, ma non posso fermarmi, motore troppo caldo. Un po' di respiro, un po' in piedi. Molto aggressiva sta salita ogni volta. Mi ero ripromesso di non farla. Un po' di gas per far girare la pompa dell'acqua, cercare di abbassare un po' la temperatura. La vedo un po' dura. Anche quella del pilota dovrebbe essere un po' abbassata come temperatura. La tenuta invernale si fa sentire. Ogni tanto sbaglio questi tornantini. Bello, che scorci. Non bisogna mai distrarsi qua, perché la serie infinita di tornanti. Brutti rumoracci, questo GS di ferro da tutte le parti, cosa che non avevo riscontrato nella prova del Teneré e dell'Africa Twin, ma in realtà non me li hanno fatti portare su queste stradine per testarle a pieno nelle loro potenzialità. Oh bestia, la curva nel vuoto. Senz'altro questa strada è sempre meglio percorrerla in salita che in discesa, come già detto nel video scorso, con quei tornanti nel vuoto. Qui vedo comunque segni di moto, ma che hanno passato con un po' più di malizia rispetto a quello che sto facendo io. Probabilmente parliamo di moto un po' più leggere qua, proprio di traverso quasi. Mi piacerebbe vedere con cosa sono saliti, per curiosità, per capire se sono io una chiavica o se era proprio una moto diversa. Spettacolo! Che roba! Che roba! Vediamo se si può andare. Quando un motore è così caldo, il consiglio è non spegnerlo per farlo raffreddare, perché la pompa dell'acqua ha bisogno di girare per evitare surriscaldamenti troppo localizzati. Il problema è quando continua a rimanere lì. Tutta l'ansia che avevo della temperatura è perché in realtà erano i gradi esterni, 10 gradi e mezzo. Adesso invece coincide 104 gradi, a stare un attimo fermo, motore acceso per raffreddarla, vabbè. Oggi non sembrano esserci
problemi di neve e di ghiaccio, fortunatamente, un po' di umidità, molta umidità. Vendo GS800, mai fuori strada, solo strade carrozzabili. Incredibile ma vero, ce l'ho fatta, incredibile, bella lì, fischia, che sudata, grande. Oggi conclusa. Ragazzi, divertitevi pure all'Eikma, io sto qua a godermi il relax, il silenzio di queste valli che a breve non saranno più raggiungibili in moto. Contenti voi di aver fermato le vostre assicurazioni per il freddo. Intanto, guarda che. Cavi della corrente, giustamente, non mancano mai. X messa anche alla salita hard dello Iorio. Adesso riprendiamo con la discesa, quella un po' più easy, dove consiglio, per chi è un pochino meno smaliziato sulle cose un po' più ostiche, di salire, perché è una strada che si può raggiungere facilmente in macchina, senza particolari gomme, in sicurezza. L'unico rischio è nel periodo pre-invernale o post-invernale primaverile che possa esserci neve per tanti tratti esposti a nord con la parete di lato che lasciano la neve all'infinito. E per 10 cm di neve, 300 metri di strada non si riesce ad andare avanti. Poi ci sarebbero delle belle stradine da andare a prendere, però purtroppo sono vietate. Diciamo che in questi giorni si potrebbe, ma non si può. Adesso la speranza qui è che non ci sia neve, la neve che dicevo prima, perché potrebbe essere un bel problema, un bel fastidio dover fare tutta quella strada in giù, che veramente mi infastidisce. Questa è la parete di roccia che dicevo, che mantiene questa parte sempre in ombra e slavina, e resta solo questo pezzo coperto di neve e non vi permette di andare oltre venendo in su. Persone da tutte le parti. Quindi bosco tardo autunnale pre-invernale. Ogni tanto butto l'occhio a vedere qualche sentierino, anche se non si fa. Eccola qua, il mio bivio. Sta salendo un po' troppo. Sale troppo, no, non è lei. Non è lei. Sbagliai. Come sempre vi ricordo che tutte le tracce dei giri sono disponibili su Wikiloc, tracce in formato GPX. E ovviamente queste tracce sono pulite. Cosa intendo con pulita? Vuol dire che questi pezzi dove sbaglio strada e dove non portano a nulla vengono eliminati, per darvi la possibilità di andare a fare un giro completo senza diventar matti a cercare strade, divieti, strade chiuse. Ovviamente ponderate l'escursione in base alla vostra capacità. Nel senso, non andate a percorrermi la salita di prima se non avete mai messo le ruote su fuoristrada o se avete qualche problema di vertigini.
Ah, eccolo qua il bivio che dicevo. Pensavo di averlo mancato, di non ricordarlo. Accidenti, sto andando in terra. E invece lui. Perché in teoria dovrebbe scendere più che salire. Pianin pianino. Non mi fidavo abbastanza di me stesso e della mia traccia che avevo fatto. Beh, il cemento con sotto le foglie è uno dei terreni che più detesto. Tanto meglio la terra e i sassi. Cemento bagnato con foglia autunnale, il peggio che esista per il grip. Sentite i rumoracci del GS, il caratteristico rumore di barattoli da portare in discarica. Così da quando ho ritirato la moto e il capo officina diceva che non ne sapeva nulla, quando in realtà leggendosi i forum è un rumore abbastanza caratteristico del GS, dovuto alle tolleranze dei dischi flottanti, a quanto pare, tolleranze un po' abbondanti. Bene, è bello poter percorrere ogni tanto serenamente qualche traccia un po' nei boschi, così in libertà. Ci vorrebbe una bella frizione anche antisaltellamento, oltre a degli ammortizzatori magari regolabili con pressione e estensione, diciamo che sarebbero le cosine mancanti. Inoltre mi sono dimenticato di togliere gli antivibranti dalle pedaline e ho il piede che in piedi scivola un po', però ho notato che garantisce una quantità di comfort, di taglio di vibrazioni nei trasferimenti, soprattutto quelli lunghi, veramente veramente notevole. Di contro il grip è nettamente limitato con suole bagnate o infangate. E pian piano si va verso terra. Ah, oggi danno. Cemento del cazzarola. Dopo la caduta vedo che ha aumentato il pieno. Bene, molto interessante la cosa. Le protezioni di giubbotto, pantaloni, guanti e stivali hanno fatto egregiamente il loro mestiere. Mi raccomando, le protezioni sono sempre fondamentali. La tecnica di sollevamento moto è quella vista più e più volte nei video. Ovviamente, come ci si raccomanda spesso, sarebbe sempre meglio andare in due per aiutarsi, perché mettiamo che in questa caduta mi fossi fatto veramente male o avessi perso i sensi, capite anche voi che sarebbe un gran problema. Un consiglio molto valido che do a tutti, che io in primis dovrei imparare a utilizzare, è quello di condividere la vostra posizione con qualcuno. Questa possibilità, ad esempio, io che utilizzo dispositivi Garmin, mi viene già fornita sia dall'orologio, che può inviare addirittura chiamate d'emergenza in caso di forti accelerazioni verticali, piuttosto che anche il navigatore è in grado di poter gestire chiamate di soccorso in immediato, o in modo più elementare l'utilizzo della condivisione posizione su WhatsApp, ovviamente questa limitata un pochino alla possibilità di avere campo nel momento, nel posto in cui siete. Pensando a quello che è appena successo, a questa banale, diciamo banale scivolata, mi viene da pensare alla moto nuova. Senz'altro una moto nuova non farebbe proprio per me, perché
non tanto perché andrei in paranoia a cadere, o meglio, se fosse veramente nuova di trinca, altro che in paranoia andrei nel momento di cadere così. Già mi dispiace sulla mia usata, che era intonsa, ma pensare di picchiar giù una moto appena portata fuori dal concessionario e avergli staccato un assegno di 15.000 euro. Ancora una volta, dato un check alla pedalina perché sembrava un po' spostata. Ecco, in questo frangente una volta ero in giro con un ragazzo e è finito contro il muro ed è esploso il radiatore. Da quel giorno ho deciso di inserire le barre per riparare il radiatore. Spesso mi capita di leggere di gente che mette le barre per estetica. Io di contro non le ho mai potute sopportare d'estetica e le ho messe solo in seguito a quella scena. Terreno veramente sdrucciolevole, ABS incrisissima, peggio che andare sulle uova. E appunto leggo di gente che mette le barre per estetica, no, non mi piacciono quelle, mi piacciono quelle altre. Ragazzi, le barre vi portano a casa, non vi abbandonano in mezzo al bosco. Penso in questa caduta di averle massacrate, sembra di andare sul sapone, ma forse era più intelligente proseguire sull'asfalto anziché avventurarsi in questo cacchio di cemento e foglie, fango, cemento, foglie, chi lo sa, tutto un po'. Non so se è un problema di gomma che fa un po' pena o la mia stupidità a non giocare sulla pressione, perché come dicevo prima, su quel tipo qua di terreno, guarda qua, ancora sto cemento di merda. Ah, che cosa vi costa lasciare la terra come ha fatto madre natura, come diceva Adriano Celentano, solo case su case, catrame cemento. Questa è la pericolosità dell'inverno, motivo per cui tanti sospendono l'assicurazione, giustamente. Dite, adesso ha cambiato idea l'idiota. Ah, questo è assolutamente condivisibile, perché d'inverno le strade sono bagnate, sono ricche di foglie, quando va bene, perché quando va male c'è addirittura il rischio di infilarsi in qualche valle dove c'è l'asfalto ghiacciato della brina. Oh, finalmente un po' di asfalto asciutto, un po' di serenità mentale, perché è stata un po' un'angoscia il lago. Ah, eccolo qua, un po' d'asfalto bagnato. Questo è il cinema appunto invernale. Bellissima questa esperienza di riuscire a chiudere un anello dello iorio, non l'esperienza di andare in terra e avere anche adesso, come dovrei aver avuto prima, l'angoscia dell'asfalto bagnato. Che scorci. Accidenti, accidentaccio, ecco il danno, questo l'ho perso. E vabbè. Qualche bottarella ogni tanto ricorda che non siamo invincibili, di stare sempre attenti. Ecco qua, arrivato a terra, 15 gradi, bel caldino, è il momento di rientrare dopo questo giro entusiasmante. Questa è la classica statale Regina, nota a tutti i motociclisti, spero. Ragazzi, è stato bello, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima, ciao!